Una nuova edizione di grande successo, quella del Baby Volley 2020, che lo scorso venerdì e sabato 3 e 4 gennaio ad Imola ha registrato un Palaruggi stracolmo che ha fatto da cornice alle finali di una delle più belle edizioni dei Baby Volley, il torneo nazionale giovanile organizzato dalla Scuola di Pallavolo Diffusione Sport di Imola. 46 le squadre che si sono date battaglia per conquistare il trofeo delle 6 categorie presenti quest'anno, Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18, femminile e Under 16 maschile, con 110 gare disputate in 2 giorni su 12 campi allestiti in 10 palestre situate ad Imola. La manifestazione, patrocinata dall'amministrazione comunale, dal CONI e dalla FIPAV, gode del sostegno economico della Regione Emilia-Romagna. È stato un torneo bellissimo, veramente ci ha dato tantissime soddisfazioni, ci impegna tantissimo perché comunque con 46 squadre, più di 100 partite fatte in 2 giorni, c'è bisogno di veramente tanto lavoro, però noi siamo contenti, così come nei momenti in cui ci sono delle difficoltà riusciamo a trovare la soluzione, ci sono tantissime persone che danno una mano e questo è sempre ogni anno il mio primo ringraziamento, perché senza di loro questo torneo non avrebbe il successo che ha e che merita. In particolare quest'anno poi voglio spendere una parola positiva, un ringraziamento in modo particolare al James, gestore dell'impianto. Hanno avuto dei problemi ma hanno lavorato tantissimo per farci comunque fare queste finali. Abbiamo avuto paura di non poter utilizzare il palazzetto, però davvero hanno dato il massimo perché invece questa bellissima festa di pallavolo potesse svolgersi nel migliore dei modi, quindi un gran pezzo di questo risultato è anche loro. Per quanto riguarda invece i risultati tecnici, molti ci hanno fatto i complimenti, tantissimi hanno espresso il piacere di venire a Imola per sia il livello di gioco, per l'ospitalità, per il modo in cui organizziamo le nostre cose, e questo ci rende orgogliosi e soprattutto ci ripaga dei tanti sforzi. I prossimi impegni saranno di tipo agonistico con le nostre squadre, ma siamo già proiettati verso quelli che sono gli impegni della prossima stagione, che è a partire subito dal torneo precampionato che ci sarà a settembre-ottobre, adesso dobbiamo decidere ancora la data, per quanto riguarda il precampionato per squadre sempre giovanili, e aspettiamo la conferma, ma quasi sicuramente ci sarà, della seconda edizione del trofeo per Serie A, il trofeo McDonald's, che l'anno scorso ha portato qui a Imola 4 squadre di Serie A. La prima considerazione che mi viene in mente da dire è: se ne fossero, perché è un bel torneo, ben organizzato su 2 giorni, con tante squadre, 46 mi pare quest'anno, non è record ma quasi, e il livello è comunque alto, sono squadre da tutta Italia e queste ultime finali sono sicuramente di un livello maggiore. Piace tanto, e piace tanto anche le nostre di Bologna, che ci vengono sempre volentieri. Diffusione Sport è una bella società, una bella realtà, nata a Imola da più di 10 anni, è sicuramente una società particolare, e che su questi eventi diciamo che è un po' il core business. Ci piace tanto partecipare anche alla loro, diciamo, a quello che fanno tutti gli anni. È una società che è in crescita e sulla quale chiaramente la federazione fa molto conto per portare persone al nostro sport, alla pallavolo. Grande soddisfazione da parte del presidente di Diffusione Sport Pasquale De Simone, che ha evidenziato come la manifestazione richieda un impegno totale per 2 giorni di almeno una decina di persone, a cui però si aggiungono, per coprire tutte le mansioni, i 30 volontari che sono la parte fondamentale dell'evento. L'aspetto agonistico ha la prevalenza e la qualità di gioco espressa in campo lo conferma, ma il nostro impegno, ha evidenziato De Simone, è rivolto all'accoglienza di oltre 600 persone che sostano negli alberghi di Imola e a fare in modo che abbiano un ricordo positivo di questa città. La cosa che ci ha fatto immensamente piacere, ancora le parole del presidente, è stata la partecipazione di tutte le squadre alla premiazione finale. Ogni anno c'era sempre chi, per motivi di viaggio o impegni, andava via prima. Quest'anno tutte le 46 squadre erano sedute sul parquet in attesa della passerella davanti al bellissimo podio che abbiamo allestito con cura, come in ogni manifestazione. Sì, ci piace questa, diciamo, questa bellissima collaborazione tra maschile e femminile, tra due società che fanno solo maschile e solo femminile.
è una collaborazione che sicuramente darà un futuro anche al maschile di Imola e che può far bene ad entrambe, perché sono convinto sempre fra tutti che il maschile e il femminile debbano andare a braccetto. Spero che abbia un roseo futuro e secondo me ce l'avrà, perché comunque le persone che si stanno lavorando ci stanno mettendo tanto cuore. Sono molto contenta per questa vittoria finalmente. È la terza partecipazione nostra, io ho partecipato 2 anni fa con l'Under 13 e con la 18 l'anno scorso e perdemmo la finale 2-1. Quindi già arrivare in finale e ripetere la partita dell'anno scorso è stato un buon risultato, vincerla ancora di più. Ma il torneo è un ottimo torneo, io credo che in questo periodo a livello giovanile sia uno dei migliori tornei. È competitivo, molto equilibrato, organizzato bene, perché i tempi che ci vengono dati vengono rispettati, gli impianti sono ottimi impianti, in ogni impianto trovi il referente della società col quale poterti confrontare, quindi sicuramente veramente un ottimo torneo. I tornei sono stati vinti nell'Under 12 da Volley Castelfranco, che si ripete dopo il successo dello scorso anno. Il Volley Castelfranco ottiene anche il primo posto in Under 13, mentre la Volley Academy Manu Benelli si aggiudica la categoria Under 14. Il Carpaneto Volley batte la Folgore San Mignato nella finale Under 16 e l'Esino Volley supera le Under 18 dell'Anderlini dopo una entusiasmante ed equilibrata gara terminata al tie-break. Tra i maschi Under 16, vittoria della selezione di pallavolo Bologna con elementi della pallavolo Imola e del YZ Volley.